Io vi vedo, ho tolto il mute, quindi parlo, voi mi dite. Sì, Il ti sentiamo discorso bene. delle protezioni, a dire la verità, questo tipo di virus ha già dimostrato che se arriva con una carica virale alta, può dare quadri gravissimi, mentre se arriva, come nella gran parte dei casi, per vari motivi è avvenuto con cariche virali non eccessive, non succede niente di drammatico. Questo è il primo punto. Ma quando siamo di fronte, parlo soprattutto degli operatori, a soggetti, a tante persone in una giornata che sono portatori di cariche virali alte, allora il reparto simbolo in Italia del modo in cui dovranno essere trasformati gli ospedali italiani è il Cotugno. Cioè il Cotugno è l'unico ospedale che fin dall'inizio è stato dotato di corridoi alternativi, di dispositivi di sicurezza e di vera protezione per gli operatori sanitari. Quella è la protezione. La protezione non è la mascherina. La mascherina professionale, non quella chirurgica, protegge fino a un certo punto, diciamo che sicuramente protegge un po' gli altri dalle nostre eventuali emissioni, protegge pochissimo l'operatore sanitario. La contagiosità del virus è alta, la sua pericolosità per cariche virali notevoli è comunque altissima. Quindi, se noi parliamo delle persone che sono esposte a queste situazioni e quindi agli operatori, non c'è mascherina che tenga. Per quanto concerne invece il comune cittadino, cioè quasi tutti noi, cambiamo un attimo la prospettiva. Il discorso non è cosa io devo fare per proteggere gli altri, d'accordo, mi metto la mascherina, per proteggere me stesso. Non è tanto quello che può succedere andando per strada, andando al supermercato, eccetera, eccetera, dove i rischi, continuo a dirlo e a sottolinearlo, sono minimi. È quando io entro in un luogo in cui, per le caratteristiche che ha, e quindi ospedale, e quindi RSA, e quindi luoghi chiusi, in cui ci sono stati o ci sono tuttora dei soggetti che hanno grande carica virale, io non posso proteggermi semplicemente con le mascherine o con piccole cose, quindi va posto in maniera diversa il problema. Il problema è arrivare nei prossimi mesi a far sì che il virus entri solo nei luoghi in cui le persone iperprotette stanno. Se continuerà, se avremo di nuovo una seconda ondata, superata questa prima, di tanti soggetti con carica virale alta, non ci proteggono le normali modalità di protezione. Io continuo a sottolinearlo perché è inutile illudersi di proteggersi da un virus come questo se arriva con grande carica virale con la mascherina. Ed è anche sbagliato pensare, come qualcuno sostiene, che il virus è ovunque e che quindi bisogna stare attenti a camminare per strada, andare al supermercato, e credo che sia rarissimo prendersi il virus in questo modo. Per il 99% dei casi è la frequentazione consistente di una persona che, avendo il virus in gola, lo diffonde con una certa continuità, o appunto gli ambienti dove ci sono assembramenti significativi, o appunto ospedali RSA dove il virus ancora purtroppo è in grandi concentrazioni. Quindi non è tanto il dispositivo che usiamo che è importante, è proprio la situazione in cui ci andiamo a mettere da un lato e quelle che sapremo costruire nei prossimi mesi che sono importanti. Senti, la domanda, un'altra domanda è per gli odontoiatri, quindi un problema per i parrucchieri o come la vedi tu? Eh no, è il discorso ancora una volta, la vera protezione anche per l'oculista, per l'odontoiatra, è quella che riduce al massimo la carica virale. Quindi prima di tutto prevenzione, cercare di avere veramente una scheda della persona che mi trovo di fronte. Poi comunque sapere che mi protegge un apparato di protezione serio che va dalla tuta alla maschera inglobata,
dentro a questi dispositivi che avete visto in qualche modo al Cotugno. Ora, io non dico che si possa, avete visto quell'immagine quasi divertente, ma c'è poco da divertirsi, del pizzaiolo vestito come se fosse in un laboratorio di livello 4. Non è questo il problema. Il problema è che nei prossimi mesi, se noi riusciamo a ridurre la diffusione del virus, possiamo riprendere una vita praticamente abbastanza normale, con piccole precauzioni, sapendo però fino a che punto arrivano le protezioni. Se non si fa questo adeguamento dell'intero sistema, noi ritorneremo in una situazione in cui rischiamo di prenderci il virus. È inutile appunto illudersi che basta una piccola precauzione per non prenderlo. Non funziona così e non ci dobbiamo neanche raccontare storie. Quindi come fa, uno dice, un comune cittadino a avere sicurezza circa i vaccini in generale, soprattutto per quello che faranno per il Covid? Ma questo io l'ho appena accennato. Che cosa sta succedendo? Inevitabilmente sta succedendo che, siccome è un virus, e spero che ormai siamo tutti convinti, molto pericoloso, chiaramente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in giù tutti stanno agevolando la cosiddetta corsa al vaccino. Ora, la corsa al vaccino è già una terminologia che dice quanto è pericoloso il momento, perché non si dovrebbe correre. Ha senso cercare di accelerare i tempi usando anche il freno, nel senso che di fronte alla gamma notevole di possibilità di vaccini da mettere in campo, da quelli più usuali, che secondo me in questo caso sono praticamente improponibili, per intenderci il virus attenuato, a quelle invece più innovative, in cui si usa per esempio un virus, molti stanno provando con l'adenovirus, che faccia da carrier di proteine del virus, a quelli un po' intermedi, in cui si usano pezzi, diciamo, epitopi del virus, ci sono varie possibilità. Attualmente c'è circa, almeno così sembra, un centinaio di progetti significativi, seri, dimostrati tali, e ce ne sono già 7-8 in fase di sperimentazione. Uno stanno per avviarlo allo Spallanzani, usando un carrier e delle proteine. Che cosa significa? Che sarà pronto, come qualcuno dice, in autunno? A mio parere questo è, non dico un bluff, ma è una speranza molto aleatoria. Quello che noi dobbiamo immaginare è che una volta che si dimostri che un vaccino costruito così, oltre a essere sicuro, è anche efficace, e sicuramente ci vorranno mesi, e dopo avere assicurato che una filiera sia letteralmente efficace, sicura e la migliore possibile, bisogna anche assicurare che tutto questo avvenga secondo trasparenza e secondo le possibilità di distribuzione all'interno di centinaia di milioni di persone. Quindi ci vuole tempo, non è possibile immaginare che tutto questo avvenga per 2-3 miliardi di persone entro fine anno. Quindi il vaccino potenzialmente è una grande possibilità, una grande risorsa. È inutile schierarsi pro o contro, è importante sorvegliare che nei prossimi mesi si faccia il percorso più corretto verso il vaccino potenzialmente migliore, più efficace e più sicuro. Questo dobbiamo fare. Grazie. E senti, quali test per gli antigene, per i test serologici hanno usato? Scusa, non ho sentito. Per i test serologici, quale antigene hanno utilizzato? Purtroppo io non riesco a sentire la domanda. Ora, mi senti? Bene, chiedi sui test serologici? Sì, che antigene hanno utilizzato? No, allora, qua il discorso è questo. Normalmente sia per i vaccini, sia in generale per questo tipo di rilevazioni sull'immunità attuale, si usano le epitopi fondamentali, cioè praticamente quella parte degli antigeni che sono quelli che più dimostrano, che sono più potenti come stimolazione del sistema immunocompetente e che attivano la formazione di anticorpi.
siamo tutti convinti che la proteina spike è la parte più importante di questo virus. Ora, che cosa sta succedendo anche in questo caso? Prima di tutto, basiamoci sui dati noti a partire dal precedente coronavirus, e cioè l'immunità sembra essere relativamente stabile e sicura solo nei soggetti che hanno avuto forme sintomatiche. Questo significa che in questo momento correre a fare la sierologia da parte di tutti, soprattutto mediante dei test che non è detto che siano del tutto attendibili, perché ovviamente ci si entra anche con il problema che sappiamo tutti del business attuale, non ha molto senso. La sierologia va fatta nei prossimi mesi, il più possibile sul territorio italiano, dovrebbe essere garantita ancora una volta dal governo, e fare in modo che soprattutto si faccia attenzione da un lato ai territori caldi, per intenderci Bergamo e provincia, Brescia e provincia, dove uno si aspetta un'immunità se non stabile di gregge, comunque un'immunità collettiva consistente, e via via andare a verificare qual è la situazione reale negli altri territori, perché quello che dobbiamo avere nel giro di pochi mesi è una mappa di quello che è realmente l'immunità nelle varie parti d'Italia, che cosa è successo, che cosa ci dobbiamo aspettare. Questo è il comportamento serio che penso e spero che verrà seguito. Quindi di pari passo bisogna assicurare la possibilità di fare molti tamponi comunque, perché si arriverà sicuramente, diciamo, a fine estate, inizio di autunno, che qualora si presentino, come possiamo temere, diciamo, non voglio dire probabile, comunque è possibile, allora a quel punto sarà importante essere questa volta nelle condizioni di evitare di trovarci sguarniti. Ora, l'immunità è una cosa, la presenza del virus e del contagio è un'altra. Cioè, è molto, non bisogna confondere le due cose. Uno può essere avere attualmente le IgM o le IgG, probabilmente le IgM, come significa una infezione in atto e comunque abbastanza recente, dovrebbero essere fatte insieme al tampone e dovrebbero essere verificate le due cose, cioè chi ha le IgM di solito è anche tampone positivo ed è anche contagioso. Chi ha già le IgG potrebbe anche avere il tampone negativo e quindi non essere più contagioso, ma deve fare il tampone. Perché? Perché si è visto che ci sono soggetti che hanno avuto che hanno il tampone positivo dopo 50 giorni e che quindi con grande probabilità sono immuni, ma hanno ancora il virus in gola. Quindi capite, con un virus come questo che stiamo imparando a conoscere soltanto adesso, bisogna sapersi orientare, perché una cosa è la contagiosità, una cosa è lo stato di immunità, e soprattutto noi sappiamo bene che ancora adesso anche la presenza di immunoglobuline ci rassicura, ma non del tutto, perché con un virus che continua a mutare è anche possibile, come si è visto in Corea, che ci siano dei casi che sono dubbi, non è detto che siano sicuramente reinfezioni, è molto più probabile, a mio punto di vista, che siano casi in cui non c'era stata una vera guarigione e c'è una riattivazione del virus, ma ce ne sono già 120 segnalati in Corea, cioè di soggetti che erano guariti e che dopo un mese ripresentano la sintomatologia. Io credo che in buona la grande parte di questi sono non reinfezioni ma ricadute, riattivazioni, però come capite siamo in fase di orientamento, stiamo cercando di capire qual è la situazione reale. Quindi ancora una volta, come per le protezioni, lo stato di immunità di gregge, chiamiamola così anche se non è il termine corretto, comunque di immunità collettiva, deve essere verificato nei prossimi mesi, grazie però a un intervento ben disegnato che ci dia chiarezza. Poi ognuno è libero, se vuole fare le immunoglobuline a suo modo per sentirsi più tranquillo, lo può fare chiunque, però chiaramente è quasi sicuro che chi non ha avuto sintomi difficilmente oggi si trova con immunoglobuline alte, con un tasso sufficiente per essere tranquillo, perfino nelle regioni in cui c'è stata grande circolazione del virus. Bene. E senti, cosa ne pensi della situazione Svezia,
che non ha fatto il lockdown, non hanno chiuso nulla. E guardate, io questa volta, come avete visto, ho saltato le considerazioni sul modo in cui ogni paese ha affrontato l'epidemia, perché non se ne può più. Non se ne può più di queste mezze fake news, perché sono mezze fake news. Qualche giorno fa una di queste è andata subito in circolazione, mi hanno detto che ha avuto, non so se 100.000, 200.000 download in giornata. Quella secondo cui la Germania, pur avendo avuto una situazione sotto controllo, appena ha aperto, immediatamente si sarebbe registrato un aumento di casi. Ora dico un minimo di ragione, ma come si fa a credere una cosa del genere? Perché è evidente che qualora anche fosse vero, ci vorrebbero 7-10 giorni, cioè il periodo di incubazione per vedere l'aumento. Non ha senso quindi la notizia, eppure dilaga. Chiaramente chi mette in campo una notizia come questa è chi vuole farci capire che il lockdown è tassativo e che deve durare a lungo. Al contrario, quelli che invece non ne possono più del lockdown vengono a dire in Svezia, dove non hanno fatto il lockdown, stanno meglio di noi. Anche questo è il modo più fuorviante di parlarne. Perché? Perché se voi andate a vedere i paesi scandinavi, dove il virus è arrivato in forma, prima di tutto è arrivato tardi e quindi erano già molto più preparati, c'è un'enorme differenza tra la Danimarca, la Svezia e la Norvegia, ed è la Svezia quella che ha pagato il prezzo di gran lunga più alto, proprio perché è quella che ha fatto meno lockdown. Quindi è così che si analizzano i dati. Se per di più è in crescita il numero dei casi in Svezia. Quindi speriamo di no, ma è anche possibile che questo aver fatto meno lockdown non lo paghino nei prossimi mesi. Quindi tentiamo di capire che nel primo caso sono i, diciamo, fanatici del lockdown che portano avanti queste false evidenze per cui basta aprire e immediatamente prolifera il virus, che è una stupidaggine. Nel secondo caso sono gli anti-lockdown che ci dicono la Svezia, guardate, ha fatto meglio di noi perché non ha fatto il lockdown. Se voi volete sapere qual è il paese che in assoluto ha avuto il maggiore successo col virus, è il Vietnam. Perché in Vietnam hanno fatto un lockdown immediato e soprattutto hanno informato i cittadini sulla pericolosità. Loro non hanno avuto, sembra, praticamente neanche un decesso. Capite? Cioè quello che veramente conta è l'informazione radicale, corretta ai cittadini. Questa fa la differenza. E comunque bisogna prendere i provvedimenti nel momento in cui il rischio viene dimostrato, non dopo un mese o dopo 2 mesi, come da noi. Senti, ma quando dicono allora fatevi il vaccino antinfluenzale intanto che vi serve. Ecco, questa è un'altra problematica che se la affrontiamo da antivaccinisti e antivaccinisti e provaccinisti radicali, chiamiamoli così, non ne veniamo fuori più. Perché io credo che ci siamo resi conto, spero tutti quanti, che il web è diventato il luogo di un confronto ideologico che è sempre sbagliato, fuori luogo e pericoloso. Qui non si tratta, se vogliamo venirne fuori da questo dramma, di prendere posizione pro o contro, qui si tratta di valutare con attenzione la letteratura. Ora, sul problema interferenza tra virus, possibilità del virus vaccinico, sia dell'influenza, sia del coronavirus, eccetera, di dare dei problemi, di possibile interferenza sia in positivo che in negativo, c'è una letteratura pazzesca. A questo punto e nei prossimi 2 mesi dobbiamo concentrarci sulla valutazione di cos'è più rischioso, farlo o non farlo, quali sono i vantaggi e quali sono le criticità. Dopo aver valutato questa letteratura dobbiamo esprimerci, non prima sulla base del fatto io penso che è meglio non farlo, ovvero un altro dice no, io penso che è meglio farlo. Ed è assurdo chiedere fin da ora vaccinare tutti i 65enni o addirittura tutti i bambini, quando ancora non abbiamo valutato appieno queste possibilità, potenzialità e questi pericoli. Quindi siamo nella fase di valutazione, dobbiamo farla con attenzione. C'è una letteratura interessante, importante ed enormemente contraddittoria, tra l'altro, da valutare.
Grazie di questa tua chiarezza e insomma e obiettività, perché poi è così. E so che c'era Vincenzo Simonetti che voleva farti una domanda. Grazie Ernesto. Volevo chiederti una domanda, faccio una domanda di carattere prettamente pratico. La maggior parte di noi sono medici e quindi abbiamo il problema di come rendere meno abbondante la carica virale nei nostri ambienti di lavoro. Non dico sterilizzarli perché è impossibile, ma comunque rendere meno forte questa carica virale. Se rendiamo meno forte questa carica virale, noi piano piano, diciamo, acquisiamo un minimo di immunità protettiva che ci fa sì che quando dovessimo avere contatto più forte avremmo un'infezione più tollerata e quindi anche per i nostri pazienti stessi ridurre il rischio che è stato ampiamente documentato, avvenuto nei pronti soccorsi dove gente che è entrata per altre cose ha trovato una carica virale eccessiva e si è beccata l'infezione. A questo scopo, io ti chiedo la tua opinione, che io già utilizzo nel mio studio un ozonizzatore che utilizzo non solo la notte per sterilizzare l'ambiente a quantità più carica di tempo, eccetera, ma qualche minuto a piccole dosi anche durante le ore di lavoro, senza darmi fastidio, ma questo dovrebbe, secondo quanto dicono alcuni esperti di questa materia, ridurmi la carica virale ambientale. Volevo chiedere la tua opinione su questo tema. Guarda Vincenzo, io ti rispondo, grazie per la fiducia, però tu di questo ne sai più di me, perché io sono convinto e straconvinto che la carica virale è stata sottovalutata come fattore determinante e che non c'è sanificazione dell'ambiente che tenga, nel senso che l'importante è che soggetti con carica virale alta non entrano. Non entrino nei luoghi in cui, Certo. per esempio, si curano gli altri, perché è difficilissimo dopo che una persona sta abbastanza a lungo in un luogo chiuso che il virus venga eliminato del tutto. Quindi direi prevenzione il più possibile, corridoi alternativi, eccetera. Sono d'accordo con te invece, ma non ne so abbastanza, sicuramente ne sai più tu, e cioè del fatto che abbinando delle accorgimenti, come può essere areare molto e addirittura usare, per esempio, qualcuno, addirittura, siccome mi è capitato in questi giorni di avere una marea di domande di questo tipo e a molti io ho risposto con sincerità che non ne so abbastanza, io sono andato a vedere, ma non ho avuto neanche il tempo di andare a fondo. Sicuramente sappiamo quali sono diciamo, le sostanze chimiche che sanificano di più a base di alcol, di candeggina, eccetera. Sul discorso ozono e sul discorso, per esempio, che è stato proposto per i tassì di usare getti di vapore, eccetera, io non ho visto una letteratura certa, perché purtroppo le valutazioni sono di parte, perché c'è moltissima réclame a favore dell'una cosa e dell'altra, ovviamente da parte, oltre che di chi li produce, di chi in qualche modo ha lavorato in questi ambiti. Però la letteratura ancora è molto, diciamo, discutibile, non c'è una letteratura scientificamente inappuntabile. Addirittura su alcune cose si sono dette e sono state pubblicate note importanti che sono state totalmente contraddette subito dopo. Quindi io per ora credo che la cosa importante è, come dicevi giustamente, con saggezza, sia gli ospedali devono essere messi in sicurezza e quindi anche gli operatori sanitari, la stessa cosa all'ambulatorio. Cioè nei prossimi mesi, auspicando che non avvenga, ma sapendo che può avvenire, che il virus rallenti e poi torni però in forma molto drammatica di nuovo in autunno, l'ambulatorio privato, intendo dire del medico di famiglia o del privato, insomma non un ambiente sanitario collettivo, deve essere messo nelle stesse condizioni dell'ospedale, cioè non devono entrare lì le persone col dubbio di averlo, quindi dovrebbero arriveranno solo gli asintomatici che veramente sono per altri motivi e che di solito dovrebbero avere una carica virale minore.
Dopodiché tutti gli accorgimenti, dall'ozono al vapore acque caldo, alla candeggina e all'alcol, vanno comunque presi, ma tenendo conto che se non c'è questa visione d'insieme e questo evitare l'arrivo di soggetti in discreto numero in un dato locale chiuso, non si riesce, secondo me, a risolvere il problema. Il problema è quello, è che da settembre in poi e per alcuni mesi bisognerà creare al virus una situazione di quasi sbarramento delle catene di contagio che non sono state chiuse, secondo me, per due motivi. Primo, perché non si è studiato abbastanza questo fenomeno della diffusione del virus e si è sottovalutato il discorso della carica virale. Ma secondo, anche perché non c'era stata la formazione, la preparazione e la strutturazione diversa. Perché se noi, e poi io, guarda, testimone anche Giorgio, io da fine di gennaio avevo cercato di trovare sia al Ministero che all'Istituto una possibilità di riproposta di un progetto che era stato fatto. Io ero consulente di un colonnello dell'esercito ai tempi del coronavirus del 2002 e della viaria. Noi avevamo già chiesto subito che in caso di allarme pandemico venissero usati gli ospedali militari e aree sanitarie alternative, proprio per evitare che il virus entrasse negli ospedali e negli ambulatori. Se non si fa questo, a mio parere, si rischia comunque. Dopodiché, benissimo quello che dici tu, probabilmente, per esempio, speriamo che ci sia una verifica su letteratura scientifica consistente che l'ozono, alcuni dicono di no, ma invece speriamo che funzioni. Però ne sai più di me, tu sicuramente. No, ma la mia proposta, la mia riflessione non dice di far entrare in ambulatorio i sintomatici, perché bisogna essere folli a fare una cosa simile. No, ma io ti sto dicendo, per quanto concerne la sanificazione con l'ozono, io quello che ho visto è che ancora non c'è una letteratura sufficientemente sicura. C'è anche poco tempo per poterla avere. Il fatto da poco tempo adesso. No, sì, va bene, ma non è che valga solo per questo virus. Perché, per tutti gli altri virus. Ecco, certo. Appunto. Quindi il problema è che bisogna sperare che in questi mesi chi vuole faccia veramente delle prove al 100% sicure su queste forme di sanificazione, che io mi auguro che siano, come dicevi giustamente, anche avallate scientificamente e poi propagandate nel modo migliore, usate nel modo migliore. Senti, però sinceramente ne so poco. Un'altra domanda: gli anticorpi monoclonali, anti CD26, stanno dicendo, cosa ne pensi degli anticorpi monoclonali? No, allora, ci sono i protocolli di terapia, dovranno essere anche quelli messi a punto entro autunno in maniera chiarissima. Allora, il virus, come oggi vi avevo un pochino rapidamente fatto vedere, in tutti i passaggi fondamentali, dall'aggancio al recettore, dalla fusion e quindi dall'ingresso nella cellula, all'utilizzo delle varie tappe per cui sono utilizzati essenzialmente da parte del virus degli enzimi, alla uscita dalla cellula, all'innesco della reazione immunoinfiammatoria, diciamo queste 6 o 7 tappe, di fatto richiedono un tipo di approccio terapeutico diverso. Nella prima fase si devono usare quelle sostanze, ci sono anche anticorpi monoclonali in studio che possono bloccare le prime due fasi, e si dice che anche alcuni farmaci nella seconda possono interferire positivamente, in particolare, come tutti sapete, la clorochina e l'azatromicina. Nella fase centrale ci sono degli antivirali, soprattutto gli ultimi due che sono stati testati, che sembrano essere efficaci e ce lo dobbiamo augurare. Per quanto concerne invece l'ultima fase, cioè quei casi critici che sono ormai in ospedale con un inizio di fenomeni gravi di infiammazione di tipo drammatica, con tempesta di citochine alle porte, con un inizio di tromboembolie, allora devono essere tutti trattati secondo i presidi disponibili, e sicuramente le tre modalità più significative sono, da un lato, eparina e altre terapie per ridurre il rischio di tromboembolie e coagulazione intravascolare disseminata,
Dall'altro plasma, perché è chiaro che il plasma, quindi le immunoglobuline specifiche concentrate, sono forse la risorsa in cui tutti dobbiamo sperare e per cui speriamo che donino molti dei guariti il proprio plasma, perché questo veramente sarebbe fondamentale. E poi nei reparti in cui li si sa usare, perché non è una cosa io mi faccio l'anticorpo monoclonale, ma al momento in cui si vede, monitorando il paziente, che comincia a venire fuori una situazione per cui sta partendo una diciamo tempesta di citochine, per intendersi, e alcune interleuchine e altri fattori cominciano ad aumentare nel sangue, bisogna fare in quel momento, in modo corretto, l'anticorpo monoclonale specifico. Allora, questo lo si fa per ora in alcuni centri. A Napoli, come sapete, è stato in Italia il primo, poi Padova, Pavia, Milano. Bisognerà ancora una volta fare in modo che nelle terapie intensive tutto questo sia messo chiaramente a disposizione e a discrezione, tra virgolette, di operatori sanitari in grado di discernere quando fare l'una cosa piuttosto che l'altra. È questo che è fondamentale. Però sono per l'ultima parte, cioè per i casi critici, sono tutte risorse che devono essere gestite da personale specializzato. Non si può pensare che in qualsiasi ospedale si usi l'anticorpo monoclonale, magari nel momento sbagliato e con dosaggio, perché sono anche farmaci delicati e potenzialmente pericolosi. Sono salvavita, sono importanti, però appunto vanno fatti così. Senti, sul dubbio dei tamponi, che a volte tamponi positivi, negativi, no? Poi lo fai un giorno, lo fai un altro giorno, e questi tamponi non confermano, insomma, qualche falso c'è. Ecco, cosa puoi dire sui tamponi? Ma guarda, il discorso dei tamponi è questo. Essenzialmente noi sappiamo che trovano il virus in gola anche in casi accertati, quindi sicuramente soggetti malati, nel 72% dei casi, 72-76%. Quindi partiamo da lì. Perché? Prima di tutto perché l'amplificazione dell'RNA virale non sempre funziona in maniera perfetta, e poi perché in molti casi il virus non è più nelle vie aeree alte, per cui per andarlo a trovare con certezza, e allora lì arriveremo al 96%, bisognerebbe fare, capite, l'aspirato dei bronchi, bisognerebbe fare il lavaggio bronchiale. Ora, non può essere il mezzo diagnostico immediato, quindi rimane il tampone come mezzo immediato, ma il tampone 75% di sicurezza ti dice quindi che tu con grande probabilità, se è positivo, hai il virus in gola sicuramente, se è negativo al 75% tu non ce l'hai. Questa è la realtà dei fatti. Dopodiché, chiaramente, ed è per questo che nei casi incerti bisogna fare il secondo tampone, ed è anche per questo che anche quando c'è un tampone positivo, prima di dichiarare qualcuno non contagioso bisogna fare almeno il secondo. Sono almeno il secondo. Però capite che tutto è stato condizionato dalla quantità di tamponi disponibili. Per questo io dicevo prima, quello che è fondamentale è arrivare a settembre-ottobre, che abbiamo, come hanno fatto in Corea e in Cina, milioni di tamponi pronti, perché altrimenti non ne usciamo. È inutile dire noi fermeremo la catena dei contagi perché? Perché siamo bravi, perché non esiste, noi non siamo stati sufficientemente attenti e preparati. Quindi noi dobbiamo arrivare ad autunno con tutto il materiale pronto, e il materiale pronto significa sia tamponi sia test serologici, perché l'uno dice una cosa e l'altro dice l'altro, un'altra cosa. Quindi vanno usati insieme e con discernimento. Alcuni dicono facciamo il tampone, è negativo e l'attacco è positiva. L'attack. No, ma è quello che dicevamo prima, il tampone dice presenza del virus nelle vie aeree. Se qualcuno ha già una forma polmonare avanzata è perché non ha più magari il virus nelle vie aeree superiori, ma c'ha la polmonite o addirittura peggio. Allora, qual è il discorso? È che lo dovrebbero sapere gli operatori sanitari, perché c'è qualcuno che evidentemente ancora fa confusione e pensa che se il virus non c'è più nelle vie aeree vuol dire che non è una Covid. Non è così, perché è chiaro che nella fase seconda ci può non essere più il virus nelle vie aeree, e perché è andato giù e non c'è più nelle vie superiori.
Ho capito, Edi. Senti, una cosa che è la mia curiosità è una domanda che faccio io. Secondo te, se arriverà un vaccino, ammettiamo che sia sicuro, che sia stato, no, approvato, sicuro, non, niente effetti collaterali, funziona, a parte che col virus che muta, come dici tu, è un problema, trovarlo. Ma, come fai a sapere che vaccinare le persone giuste? Se uno ha fatto già l'anticorpo e lo vai a rivaccinare, che senso ha? Cioè, Non lo rivaccini. cosa ne sai? Allora, due cose, perché hai detto due o tre cose che sono tutti e tre punti importanti. Prima di tutto è chiaro che il vaccino che funziona bene è quello più specifico possibile, che abbia basato sull'epitope più, diciamo, recentemente. Tutto questo è vero. Ma è anche vero che è stata dimostrata una immunità crociata, perfino parziale, nei confronti del vecchio coronavirus, che era geneticamente uguale all'attuale per il 70%, quindi per il 30% diverso, eppure immunologicamente esisteva una reazione crociata. Quindi è vero che il virus muta continuamente, però questo non impedisce che ci sia una certa possibilità comunque di immunizzarsi e in maniera relativamente stabile. Questo è il primo punto. Il discorso della serologia. Se la serologia è puramente qualitativa, cioè ci sono degli IG, dicevamo prima, ti rassicura, ma fino a un certo punto. Se è anche quantitativa, meglio, perché ti dà la possibilità di capire quanta difesa hai. Allora è evidente che qualcuno che è abbastanza sicuro di avere avuto una forma sintomatica seria, di avere un tasso anticorpale alto, può anche dire: io il vaccino non lo faccio. Però è chiaro che chi invece è in una situazione non di questo genere, per cui non è sicuro, non ha avuto una sintomatologia, diciamo, significativa, e ha una situazione di immunità non certa, il vaccino secondo me lo potrebbe dover fare. Ma siamo sempre lì, siamo tutto a una valutazione per ora di rischi-benefici che andrà fatta. Bisogna, io lo ripeto, ma insomma non voglio ripetere sempre le stesse cose, bisognerà sperare e fare in modo che tutti noi si sorvegli che l'iter sia quello corretto. Su questo non ci sono dubbi. Senti, e invece sulla pericolosità del virus, soffermandosi sulla sequenza, cos'ha di particolare? Infine, dalla sequenza si può vedere se c'è stata manipolazione o Ecco, breve, bellissimo, questo è ecco, fondamentale. Volevo dire un'ultima per cosa sulla smetterla di avere dubbi, vaccinazione. insomma, ecco. Volevo dire un'ultima cosa che poco fa non ho detto e che è giusto sottolineare. Ci sono personaggi autorevoli, per esempio Gallo, che è un grande virologo, che ultimamente continua a dire che a suo parere vaccinare i vaccini come per esempio l'antipolio e l'antitubercolare, non è vero che non abbiano nessuna efficacia. Addirittura lui sostiene che avrebbero un'efficacia importante, perché attiverebbero popolazioni linfocitarie, in particolare un'immunità di tipo citotossica alta. Io non sono convinto del tutto, però va citata questa possibilità, perché viene fuori da fonti importanti. Lo dico per completezza rispetto a prima. Il discorso della provenienza del virus. Io stamattina, pur di corsa, ho cercato di dire quello che noi sappiamo. Cioè, il virus, nella sua gran parte, ha un genoma chiaramente derivato dai virus del pipistrello, perché quando si parla del 96% del genoma è un virus che viene da lì. Poi il fatto che abbia le mutazioni più pericolose, diciamo così, nella proteina spike, che non sono presenti nei virus del pipistrello, fa pensare, perché è lì che cosa è realmente successo. È successo, 95% hanno ragione gli esperti che dicono è quasi impossibile. Allora, c'è una premessa da fare. Non immaginate che io sono in laboratorio, prendo un virus, lo manipolo, ci inserisco dei nucleotidi e ho ottenuto quello che volevo. Non funziona così, perché qualsiasi virus che fosse costruito in questo modo
è instabile, non va da nessuna parte. Quindi il passaggio negli animali, la possibilità di ricombinarsi lui stesso dentro le cellule, è comunque necessario. Quindi quello che noi dobbiamo al limite porci è il dubbio che qualcuno che lavori sugli animali abbia potuto produrre per errore o per volontà, ed è molto difficile immaginarlo, ma mai dire mai, questo tipo di ricombinazione. Non so se sono stato chiaro. Non è che io manipolo il virus, ci inserisco quello che voglio io. Non funziona così. Invece, negli animali che abbiamo detto prima, per esempio, il fatto che quel grande studio del 2017, che ebbe giustamente grande risonanza, e che dimostrò che nelle caverne dello Yunnan questi virus dei pipistrelli avevano già la capacità di agganciare le vie aeree umane e il recettore ACE2 ed erano pronti a passare nell'uomo anche senza passaggio attraverso altri animali, e la dice lunga su quello che sta succedendo negli ecosistemi. E cioè il fatto che almeno 6 sottotipi di virus influenzale e una quantità notevole di coronavirus del pipistrello e di altri animali sono in grado ormai di dare problemi di pandemia, è perché gli ecosistemi sono stati talmente devastati che il rischio pandemico ormai c'è comunque, a prescindere dal SARS-CoV-2. C'è, e ce lo porteremo avanti per parecchio tempo se non facciamo nulla, anzi se continuiamo a perpetuare queste situazioni come i wet market, e comunque se continuiamo a deforestare in maniera folle, costringendo gli animali a scappare da una zona e a vivere in condizioni non naturali, eccetera. Tutte queste cose le sappiamo da anni, le abbiamo dichiarate, denunciate, non è servito a niente, ma è così. Ernesto, qualcuno mi chiedeva oggi di chiarire bene la posizione con Montagnier, perché dicono no, ma lui ha dei dati, perché è stato così, no, criticato, ecco. No, ma io, guarda, sono il primo che sono dispiaciuto di questa affermazione di Montagnier, perché l'ho conosciuto in anni migliori, devo dire, e che mi stupisce che oggi abbia fatto, perché non sta né in cielo né in terra. Cioè quello che ha detto, lasciando perdere la validità dell'informazione che gli è stata passata, cioè che qualcuno abbia lavorato sull'HIV, ma quello che lui ha detto non ha senso. Cioè quelle poche sequenze che quegli diciamo ricercatori indiani avevano trovate, le sono state immediatamente trovate in altri 10 virus, perché è frequentissimo che i virus che si adattano a, diciamo, diventano infettivi nell'uomo, usino alcune sequenze per agganciare le vie aeree umane. È frequente, c'è in tanti virus, quindi come tale la notizia non aveva nessun valore scientifico. Non è il problema di credere o meno che qualcuno ci abbia lavorato. Lui poi è andato un po' oltre, perché ha detto: io ho la sicurezza che qualcuno ci ha lavorato, e addirittura l'ha collegato col 5G. Ora, voi sapete quanto io sia scettico nei confronti del 5G e come da anni cerco di trovare la letteratura scientifica che dimostri che il 5G è tra i grandi pericoli cui esporremo l'umanità. Quindi figuriamoci, ma non mi sognerei mai oggi di dire: io sono convinto che il 5G è collegato perché a Wuhan c'era molto 5G, o addirittura che il virus è stato costruito in modo tale da permettere a chi ha la possibilità di controllare quelle frequenze di dirigere il virus come vuoi. Perché questo non basta affermarlo, lo devi dimostrare, devi fare uno studio, devi metterti in laboratorio e fare un esame, un esperimento replicabile in cui si veda tutto questo, altrimenti non lo devi dire, perché non fai altro che rafforzare quelli che dicono: vedete quante balle raccontano sul 5G e sui virus, sono tutte balle. Noi, se lo vogliamo dire e dimostrare, lo dobbiamo dimostrare, dobbiamo essere in grado di farlo vedere che il 5G realmente è in grado di dirigere quel virus. Facciamolo, se veramente siamo in grado, se siamo convinti, ma altrimenti non le diciamo ste robe, perché altrimenti, io ho letto ultimamente delle affermazioni sul 5G e i virus che sono un delirio. Addirittura c'è un certo Fustenberg, credo che si chiami, che ha detto che secondo lui la spagnola era legata al fatto che c'era l'elettricità per la prima. Ma
vi rendete conto? Quando il virus, l'H1N1 della spagnola, è stato studiato negli ultimi anni in tutti i dettagli, ed è qui che posso rispondere all'altra domanda, che è quella sulla pericolosità di un virus ricavabile da una sequenza, inducibile più che ricavabile. Che cosa succede quando noi vediamo che un virus, per esempio il virus dell'influenza, stamattina vi ho fatto vedere il coronavirus. Il coronavirus forma 27 proteine a partire da alcuni geni ben noti. Da anni sappiamo che quella che cambia continuamente è il gene che codifica per la proteina spike. Da anni andiamo a cercare alcune mutazioni in quel gene e sono quelle che permettono al virus di agganciare le vie aeree umane, cioè di diventare contagioso, e di fare la fusion, cioè di permettere al virus di dilagare dentro l'organismo. Ora, quando noi abbiamo visto a febbraio che questo virus quelle mutazioni le aveva fatte, è chiaro che abbiamo lanciato l'allarme sulla base della sola sequenza. Cioè abbiamo detto, guardate, questo virus le ha fatte queste mutazioni, quindi probabilmente è contagioso molto, da uomo a uomo, ed è anche molto virulento. Quindi dalla sequenza si può in parte indurre. La stessa cosa però vale per i virus influenzali, perché tantissime persone totalmente incompetenti ci hanno criticato ai tempi dell'aviaria dicendo che avevamo lanciato un allarme pandemico che non esiste. Sentite, io spero e prego da allora che l'H5N1, l'H9N2 non facciano due piccole mutazioni nel gene che codifica per l'emoagglutinina, perché se partono quelli ci hanno una letalità del 58-60%. Capite di cosa parliamo? Cioè che se cambia quella proteina in quel punto lì, quel virus diventa un killer 8 volte più potente della spagnola. Ora, la spagnola, l'H1N1 del 18, aveva alcune di queste sequenze e le aveva acquisite perché probabilmente dopo la guerra o durante la guerra c'era stato un tale scompaginio degli ecosistemi per cui un virus aviario era saltato nell'uomo. Ora, dire che l'influenza spagnola, che ha fatto 60 milioni di morti, non le ha fatto per quel virus che ormai è conosciutissimo e che ci portiamo dietro da 100 anni, ma è legato al fatto che in quegli anni avevano inventato l'energia elettrica, a mio parere è talmente delirante che è controproducente mettere in giro sta roba, perché significa che noi che cerchiamo di dimostrare la pericolosità dei campi elettromagnetici automaticamente veniamo squalificati da gente che scrive sta roba qui. Grande. Senti, allora, ultime 2 o 3 domande, perché poi grazie. Allora, cosa possiamo fare per verificare l'immunità e se c'è recidiva? No, ma questo ho già risposto. Cioè, chiaramente, sierologia prima di tutto, IgM e IgG con le seconde che dimostrano la memoria stabile. Chiaramente, io la recidiva non è del tutto. Non si può escludere la recidiva, ma in questo momento pensare a una recidiva è a mio parere ipotetico e improbabile, perché non credo che abbia un tasso, non credo, cioè direi che si vede da quel sito che vi ho fatto vedere stamattina, Next Strain, si vede che continua il virus a mettere in campo dei nucleotidi diversi nelle varie regioni del mondo, ma il virus è quello di Wuhan. Cambia leggermente assetto genetico e antigenico, però da pensare che chi fa oggi l'infezione fra un mese la rifà perché il virus è già cambiato talmente tanto che i suoi anticorpi non valgono, io dico che questo è un caso sul milione. Quello che è molto più probabile è invece diciamo che lo stesso virus che è rimasto e non è stato del tutto, diciamo, arginato dal sistema immunocompetente, potrebbe riattivarsi. Quei 120 casi, secondo me, erano non guariti perfettamente. Perché cosa succede anche in Italia? Che per liberare posti letto si mandano a casa soggetti che stanno benino, ma che non sono del tutto guariti. Quindi si può anche riattivare l'infezione, ma non sono vere reinfezioni, sono direi quasi sicuramente riattivazioni. Senti, un'altra cosa che l'hai già detta, però magari c'è una domanda sull'inquinamento
e cosa ne pensi, insomma, sul particolato, l'inquinamento, queste cose? No, io l'ho detto nel senso che qui è l'unico momento in cui io mi sento un po' polemico, perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Cioè io quando è venuto fuori quella position paper della SIMA ed ero presidente del comitato scientifico, ho cercato immediatamente di dire guardate che è pericolosa e fuorviante sta storia, perché noi siamo sicuri da tutto quello che stiamo studiando che il virus si che i contagi avvengono in famiglia, negli ospedali, nei luoghi chiusi. Se voi mettete in giro questa voce, e cioè che è il particolato che lo trasporta, è pericolosissimo, perché prima di tutto dà ragione a quelli che dicono non uscite di casa perché il virus è ovunque, che è già pericoloso e lo capite, ma per di più è fuorviante, perché significa è il particolato, l'inquinamento è la vera causa della diffusione a Bergamo, a Brescia, eccetera, perché la pianura padana è inquinata. Ora, se fosse vero questo, ma a Nuova Delhi, non so se sono mai stati nelle megalopoli, dove c'è un tasso di inquinamento 10 volte di più, sarebbero già morti tutti. Non funziona così. Quello che invece è sempre più chiaro è che l'inquinamento nel medio e lungo termine determina una disfunzione endoteliale, una endotelite, un'attivazione degli endoteli. Allora, in un caso in cui la carica virale è alta, colpisce un soggetto che ha già l'attivazione endoteliale in atto, per cui malattia metabolica, grande fumatore o aterosclerosi avanzata o comunque una condizione di alto inquinamento duraturo, quindi particolato ultrafine, metalli pesanti per anni che hanno attivato il sistema, il virus lì trova un terreno, diciamo, fertile. Ma è un'altra cosa, non è il carrier, non è il particolato che fa da carrier e che ci contagia tutti. Questo assolutamente no, assolutamente grazie. No. Quindi, come dice anche Vincenzo Simonetti, proprio per questa disfunzione endoteliale è per quello che probabilmente l'ozono sta dando dei bei benefici a supporto delle varie terapie, come il cell food che lavora sull'endotelio. Cioè il fatto che ossigenare in questi casi sia preventivo oltre che terapeutico è sicuro, e così vale, ecco, per esempio Vincenzo molto correttamente non mi ha detto nulla sull'ozonoterapia, io so che è stato uno dei primi in Italia a consigliarla, io purtroppo non ho avuto neanche il tempo di lavorarci a fondo, è una delle grandi speranze, fai bene a ricordarlo, però appunto anche lì la letteratura ancora purtroppo non è sufficiente a dire sì, siamo sicuri che funziona. Speriamo appunto di utilizzare al meglio la nostra capacità di disegnare studi per dimostrare che insieme al plasma, insieme all'eparina, anche l'ozono può essere assolutamente risolutivo. Lo dobbiamo fare, non c'è dubbio. Speriamo nei prossimi giorni con i risultati di queste prime osservazioni, almeno di questa prima ondata. Sì, sì, Vincenzo, ma come ti dicevo, se riusciamo a convincere chi di dovere ad avere una casistica ampia e la dimostrazione con studi disegnati bene che è veramente un effetto sicuro e drammaticamente positivo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il primo passaggio è avere già una casistica di qualche centinaio di casi. Il secondo passaggio è verificarla su casistiche ampie. Quindi lavorare sul sistema immunitario il più possibile. Senti Ernesto, l'ultima e poi ti lasciamo, c'è una correlazione tra vaccino antinfluenzale e insomma e poi come hanno detto, no, perché tutti avevano fatto i vaccini antinfluenzali, Bergamo, c'è questa... No, no, ma è quello che dicevo prima sul discorso dei vaccini, grande attenzione, io credo che la cosa peggiore, e lo dico ma in assoluto, e purtroppo ci siamo cascati tutti in questi giorni, è l'opporsi su motivi ideologici. Cioè c'è chi dice la pandemia è stata inventata, ovviamente, stupidaggine colossale e pericolosissima. C'è chi dice invece la pandemia ci ucciderà tutti. E questa è ovviamente altrettanto assurda. Idem sul discorso vaccini, idem sul discorso... Io credo che in questo momento o noi valutiamo a fondo i dati della letteratura, e continuo a dire, io già stamattina su questo ci sto un po' lavorando da stamattina perché mi è arrivata questa richiesta e proposta, però siamo nella fase in cui stiamo valutando i dati sull'endotelite,
sulla Kawasaki nei bambini, sulla possibilità di alcune terapie piuttosto che altre, su come prevedere nel sistema immunocompetente l'immunità. Sono tutti blocchi importanti che vanno portati avanti nei prossimi mesi. Questo discorso dei vaccini, io dico, è fondamentale la valutazione, perché la letteratura, come saprete, immagino che lo sappiate, è proprio divisa. C'è chi, come Gallo, dice che addirittura anche vaccini totalmente aspecifici salvano, e parla del vaccino antitubercolare, del vaccino antipolio. C'è chi dice vaccinare contro l'influenza fa solo bene, anzi ci permette di aumentare la resistenza anche contro gli altri virus parainfluenzali, eccetera, e chi dice esattamente il contrario, anzi addirittura qualcuno, ma lì esagerando, guardate, scusate, oggi ho letto un post che io spero che veramente la smettano di dire sta roba, hanno messo il coronavirus di Wuhan nel vaccino influenzale. Ma come si fa a dire sta roba? Ma scusate, cioè che ci siano anche dei coronavirus sono virus parainfluenzali che noi incontriamo da credo 40 anni, che siano in qualche modo abbinati e che possono interferire positivamente o negativamente, concorrendo col virus influenzale o aiutandolo, ovvero opponendosi, lo sappiamo. Ma per questo discorso dei vaccini è un'altra cosa. Noi dobbiamo valutare realmente a livello di sistema immunitario cosa consentirebbe o quale sarebbe il rischio di abbinare una vaccinazione a un altro virus. Ma lo dobbiamo fare bene, e lo dobbiamo fare in 3 mesi, prima che venga resa obbligatoria qualcosa che è pericolosa, ovvero disponibili però a supportarla se vediamo che è vantaggiosa. Al di fuori delle posizioni ideologiche, prego, facciamo così e aiutiamoci a far così, se no veramente rischiamo di non venirne fuori. Grazie.